Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo 94esimo episodio, sempre più vicini al 100. C'è un Bob for the Wind che mi spara, perfettico. Allora, andiamo a vedere se mi ha creato già le pergamene e vediamo cosa fare oggi. Allora, andiamo qui. E voilà, tre cose di questi, vediamo un po' che esce. Intanto ragazzi, volevo vedere una cosa. Pickaxe of Angulasort. Allora, tre cristalli. Sono quelli rossi? Giusto? Sì, li abbiamo. Poi serve un Town Pickaxe, so come si fa. E un Enchant Wood. Allora, l'Enchant Wood ce l'abbiamo. Poi mi servono tre di quei lingotti strani. Vediamo un po' se li abbiamo. Questi qua, perfettico. Uno, due, tre. E due bastoncini. Dovremmo averli. Allora, due bastoncini e tre di questi facciamo il piccone, se non mi sbaglio, perfetto. Poi piccone, Enchant Wood e tre cristalli. Voilà, Pickaxe of the Core. Ora vi faccio vedere a cosa serve quest'altro piccone. Andiamo in qualche caverna. Magari andiamo dalle api, giusto per dare un'occhiata, che tanto che non ci andiamo. E voilà. Allora, prima di tutto mi sa che non funziona bene questo coso qui. Allora, ha finito questo, per cui prenderei il tutto. Lasciamo qua. Prendiamo un drone di questo. Lasciamo questi. Poi andiamo dalle altre api. Vediamo, dovrebbero aver finito. No, manca ancora un po'. E allora questo lo lasciamo qui per il momento. Allora, continuiamo a fare gli altri. Prendiamo un drone di questi. Allora, io qua prenderei addirittura un drone delle. Allora, abbiamo le Modest, le Marblen. Questa qui è una Modest. Prendiamo una Marbled e le mischiamo. Vediamo un po' che esce fuori. Tankete e tankete. Vediamo un po'. Pum. Una Modest Queen. Uguale. Non è cambiato niente. Perfetto, allora, dicevo, andiamo a vedere il piccone. Usciamo qui. Spada, perché c'è Boobs for the Win. Allora, andiamo giù in un quarry. Vi faccio vedere quest'altro piccone nuovo. Allora, apriamo il portale, prima di tutto. Lo apriamo qui, tankete. Andiamo giù. Ce l'ho le scarpe? Sì. Mamma mia, che sboccolo. Allora, prima di tutto questo piccone, guardate ragazzi, brucia. Voi non ve ne siete accorti, ma io vi dico che brucia. Come lo faccio sapere? Ora vi faccio vedere. Se per caso, per puro caso, trovassimo un, andiamo su, che c'era il ferro. Vi faccio vedere. Funziona solo con le cose che si bruciano, e vi faccio vedere. Nel senso. Allora, noi sappiamo che il ferro va nella fornace, giusto? Vi faccio vedere. Ok, guardate, invece di darci il blocco di ferro da mettere nella fornace, ci dà già il ferro cotto. Tankete, comodissimo da un certo punto di vista, perché se invece noi sappiamo che il ferro lo mettiamo nel maceratore, ce lo dà doppio, per cui è solo comodo da un certo punto di vista. Altro effetto che ha questo piccone, vi faccio vedere. Un altro effetto che ha questo piccone. Intanto scusate, raccolgo questa redstone. Un altro effetto che ha questo piccone è quello di farci trovare i cristalli. Tasto destro, tankete, vedete che parte una palla strana. Ci indica dove sono i cristalli. Vediamo un po'. Mi dice qua sotto non ci sono cristalli, pirla. È un piccone deficiente. Cristalli, ragazzi, cristalli, oppure ci indica i diamanti, oro e ferro, i minerali. Guardate, mi indicava il diamante. Tankete. Vedete che adesso guardate, eh? Allora, continua a indicarmi qua sotto. Allora, o si è rincoglionito il piccone, o si è rincoglionito il piccone. Mi dice di là. Ma porca di quella trota.
Ma non posso andare sotto la bedrock, pirla. Sei rincoglionito il piccone, ragazzi. Ah, mi indica sopra. Pirletta, uè. Mi indica qua. Sì, sempre lì. Guardate, altro diamante. Mi indicava il diamante. Oltre ai cristalli. Ci sono cristalli in vicinanza e ci indica i cristalli. Se no ci indica il diamante, ferro, eccetera. Guardate, altro diamante. Vediamo adesso. Indica di là. No, indica giù, in teoria. In teoria indica di là. Sì. Vediamo un po' che c'è qua. Mi fa andare ancora sotto. E ancora sotto. Niente, ogni tanto si rincoglionisce il piccone. O c'è qualcosa in realtà qua sotto veramente che noi non vediamo, però mi indica di qua. Mi indica di qua, porca logia. Porca logia, mi indica di qua. Guardate, mi indica lì. Che cavolo c'è qui? Oppure non funziona, dice che non c'è niente. Bah, strano. Vabbè, comunque sia, ragazzi. È un altro attrezzo bello. Vedete che lo stiamo per finire. Ah, guardate, anche questo me lo cuoce direttamente. Guardate, eh. Anche te. Mi dà già il coso. Non mi ricordo, il Quicksilver. Già bello cotto. Bene, vi ho fatto vedere un altro piccone nuovo. Ora vedete che è quasi finito. R. Lo andiamo subito a riparare. Nel nostro macchinario ripara tutto. Correm, correm, correm. Lì c'è il lupo mannero che si sta trasformando. Andiamo a casa. Vediamo qua cosa indica. Indica là fuori. No, indica là sotto in teoria. Ah. Vabbè, comunque sta finendo il piccone. Andiamo, andiamo, andiamo. Lo andiamo a riparare subito. Via. Perfetto, sta riparando. Qua che ha fatto? La Wand of Bone. La Wand of Bone. Cos'è, cos'è, cos'è? Bonderate, per cui dovremmo farcela. Poi faremo, metteremo a fare altre pergamene. Mettiamo a fare questi due magari. Perfetto. Ora ragazzi, ora ragazzi, ora ragazzi. Andiamo a raccogliere un po' di energia. Con il Clan Star. Qui abbiamo diamanti 2. 4 l'hanno trovati, no 5. Per cui siamo a 7 ragazzi. Stiamo cercando, stiamo trovando un bel po' di diamanti. E già si inizia a ragionare. Allora io in teoria, guardate, è rimasto il coso qua. Qua sotto c'è qualcosa. Io in teoria potrei già fare potenziare qua. È cosa che vorrei fare per aumentare il flusso di diamanti. Allora, io romperei questo. Me lo prendo. Il collector MK2. E vediamo se riusciamo a fare o l'MK3, che ancora è presto, secondo me. Oppure vediamo quanto vale. 232. 232. Vale 232. Vediamo se non riusciamo a fare un altro. Allora, se il mouse si muove. Allora, quanto abbiamo? 21. Abbiamo solamente 21.000. Con questi 7 arriviamo a 79.000. Vendiamo anche il ferro. 80.000. Vediamo un po' che possiamo vendere, eh. Abbiamo da vendere. Allora. Un cavolo. Beh, abbiamo un bel 16 diamanti. Abbiamo un bel 16 diamanti. Questi qua. Poi abbiamo questi qua. E direi basta. Vediamo quanto raccimoliamo. 11.000, 134.000, 150.000. 230.000, questo valeva? 230.000. Azzo, l'Energy Collector, l'MK1. Cioè, quello normale riusciamo a fare. Vabbè, facciamo quello normale. Però ne possiamo fare due. 232.000 per poco. Come, scusate, 232.000 per 2.000. Questo non impara, no? Allora, sto pensando, perché se fare due di quelli, uno di quelli. Mancano solamente 2.000. Vendiamo un po' di carbone. 1.000, 2.000, perfetto. Tankete. Tankete. No. Vero che il carbone è fuel. E voilà, MK2. Ora ne abbiamo due. Le andiamo subito a piazzicare.
E ora vi faccio vedere il flusso come aumenta. Allora, guardate come va lento. Aggiungendo un altro, guardate come va veloce. Vediamo se ne dovessimo aggiungere un altro ancora, come va. Però lì si collega. Va bene, nessun problema. Facciamo così. Lo piazzichiamo qua. Guardate, la differenza come va. E guardate adesso. Guardate come viaggia. Se glielo tolgo, guardate la differenza. Guardate bene e guardate adesso. È molto 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 più veloce. Sono ancora MK2, per cui poi volendo li possiamo mettere un altro coso sopra. Adesso non so se farebbe più corrente. Andiamo un po', raccogliamo un po' di questi qua. Ma ne bastano tre. Vediamo un po', perché questi dovrebbero mandare energia. Ok. Ma non so se va. Vabbè, facciamolo tutto, tanto ormai. Giusto per abbellirlo, vediamo un po'. Già 10.000, ragazzi, già è veloce veramente. Voi non ve ne accorgete, ma veramente veramente veloce. E in più, noi qua abbiamo il relay normale. Dovremmo fare il relay MK2. Guardate, un altro diamante. Allora, il relay MK2 ancora è presto. È presto, però almeno che non mi abbia fatto qualche diamante qui. Andiamo a vedere. Qualche dark matter. No, solo 4 diamanti, niente. Come non detto. Come non detto, è notte, andiamo a trovare il nonno. Ciao nonno. Quanta roba. Una pistola. Cos'è sto coso? Horse and gem. Che è sto coso? Ragazzi, che ho combinato? Sono sul cavallo, ragazzi! Ragazzi, sono sul cavallo! Guardate quel cavallo sa... Oh! Volo! Ragazzi, volo! Madonna santa! Oh madonna! È la Pep di Maiorca! No ragazzi, no! Che figata! Ma io lo chiudo qua dentro. Lo chiudo qua dentro. Vieni qua. Entra dentro chi? Non dovrebbe uscire. No, ma che figata. Ciao, cavalluccio. No, ragazzi, speriamo di non perderlo se vado. Proviamo a dormire e svegliarci. Vediamo se sparisce o ci rimane. Che figata! Non la sapevo sta cosa. Mangiamo la bistecca e facciamo la nanna. Buongiorno. Andiamo a controllare se c'è ancora. Oh no, il lupo mannino. Aia! Che palle. Nessun problema, ragazzi, nessun problema. Guardate cosa faccio adesso. Prendo questo coso qui, no, questo, e dai, mouse. E usciamo dall'altra parte. Ah no, si sta trasformando. Si è trasformato. Yes, facevi casino, fai adesso il pagliaccio. Dai, fai il buffone adesso, dai. Speriamo che c'è ancora. Tutta l'erba si stanno mangiando. Vabbè, andiamo a vedere il cavallo. C'è ancora! C'è un cipollino! No, ma che storia, ragazzi, abbiamo il cavallo che vola. Che storia! Allora, facetemi uccidere queste pecore,
che si mangiano tutta l'erba. Lo so che c'è qualcosa che mi sta sparando, eh. Entrano di qua Got ste something puttanelle. wiggling there. Guardate. Di là mi sta bruciando tutto. E te pareva? Estintore! L'estintore! L'estintore, muoviti! No, tutto il recinto! E basta! No, ragazzi, l'ho detto che questi cosi Boom for the Wind li devo eliminare io. Ma porca di quella cotoletta, guardate cosa mi ha combinato il binario. Ma porca di quella trota, devo prendere il recinto e il binario. Ma porca trota, recinto e binario, dai, veloce. Allora, dei recinti, devo comprare un tappetino per il mouse, ragazzi, non ce n'è. Allora, dei recinti e un binario. Devo comprare per forza un tappetino per il mouse, perché ogni tanto si incanta sto mouse. Non mi scivola bene sul tavolo. Anche quando gioco ai giochi FPS, chiedete Luke, non hai la mira. E ragazzi, mi si blocca il mouse, non è colpa mia. Allora, prendiamo i recinti. Porca di quella cotoletta, sì, va bene. Ok. Ok. E anche questo è fatto. Ragazzi, cavalluccio nuovo. Qua si è rotta tutta la porta. Devo rifare la porta. Che storia, sto cavalluccio. Sì, va bene. Come no? Dai, Luke, è tutto. Ciao a tutti. No, la pergamena. La pergamenola. Voilà, pergamena nuova. Nuovo, nuovo di pacca. Voilà. Oh, Wand of Bone. Wand of Bone, ragazzi, io so che cos'è perché ci dropperà degli scheletri amici nostri che ci difenderanno, ma che durano solamente pochi minuti. Poi, dopodiché, muoiono. Sono degli scheletri con gli occhi rossi. Ma se volete vedere gli scheletri, mettete pollice su al video. Che bastardico che sono. Ve li faccio vedere nel prossimo episodio. Da Luke è tutto. Metto a fare le pergamene. Tankete. Tankete. Ciao a tutti!